Il taglio è fantastico finché. Per fortuna Cerebellato Medical Group. Siamo con Mauro Carraro, vicepresidente del consorzio Treviso Siamo Noi. Allora, Treviso Football Club 1993 si tinge di rosa, giunto alla seconda edizione. Ci saranno novità quest'anno in particolare e comunque su che pilastri si fonda questa iniziativa? Beh, diciamo che l'iniziativa si fonda sui pilastri soprattutto della continuità. È un progetto che è cominciato l'anno scorso con le associazioni che ci sono presenti anche quest'anno. Andiamo in continuità per sensibilizzare sempre di più l'argomento delle donne all'interno delle attività sportive. Le attività sportive che in questo momento qua, essendo comunque parliamo di calcio, essendo un ambiente che storicamente è un ambiente maschile, ma sempre di più vediamo che al nostro interno c'è la partecipazione da parte delle nostre mamme, delle nostre tifose, delle nostre collaboratrici, che sono veramente una fonte inesauribile di energia e ci danno veramente uno stimolo enorme. E quindi questo movimento, questi eventi fanno sì che le donne che ci circondano possano essere sicuramente fonte di lavoro e fonte energetica notevole per noi. Nella fattispecie, in che cosa consiste questa iniziativa? Questa iniziativa serve a sensibilizzare soprattutto la parte di prevenzione, la parte di antiviolenza sulle donne e la parte soprattutto di cultura. Noi cerchiamo di sensibilizzare tutti i nostri tifosi che vengono allo stadio, tutte le persone che frequentano il nostro ambiente, nell'inclusività generale della figura femminile. Noi al nostro interno abbiamo tantissime collaboratrici che in questo momento qua si sono rese completamente disponibili al nostro progetto e danno quel valore aggiunto all'attività sportiva calcistica che, ripeto, storicamente risulta essere un'attività maschile. Allora, Treviso si tinge di rosa. Che importanza ha un'iniziativa di questo tipo, in particolare nella città della Marca Trevigiana? Allora, per quanto ci riguarda, questa iniziativa è molto importante perché punta l'attenzione sulla questione femminile, che è una questione ancora non risolta, perché ancora oggi ci sono tantissime discriminazioni e tantissimi stereotipi per quanto riguarda la condizione femminile in generale, ma anche nel mondo dello sport. Ed è proprio per questo motivo che noi abbiamo deciso di partecipare, per costruire anche insieme al Treviso Calcio 1993 un progetto che verrà messo a terra nei prossimi 365 giorni. Così nel 2025 Treviso si tinge di rosa, terza edizione, avrà un progetto suo realizzato. Si dice sempre che i problemi ci sono e ci si chiede sempre che cosa fare, che cosa fare. Ecco, secondo lei che cosa bisogna fare appunto per cercare di combattere questa mentalità maschilista, diciamo pure così? Sì, io sono d'accordo sulla questione maschilista. Secondo me, e chiaramente questa non è una ricetta magica, se no riusciremmo in poco tempo a uscire fuori da millenni di oppressione. Ecco, bisogna guardare la differenza come possibilità diverse di esistere e non dalle differenze creare delle gerarchie, perché è dalla gerarchia che nasce l'oppressione. Lei in conferenza stampa ha usato un termine molto significativo per quanto riguarda anche la parte che devono fare le donne e ha usato più che sinergia, ginergia. Ce lo vuole spiegare? Certo, ginergia dal greco gin è il prefisso che riguarda le donne, quindi è l'energia femminile che ha abitato la storia e che abita la società. Io credo molto in questa creazione di relazioni intergenerazionali tra le donne del passato, le donne del presente e le donne del futuro. Quando noi donne oggi sappiamo di avere un'eredità incredibile da tutte le nostre antenate che hanno lottato per i loro diritti e per i nostri, è più facile fare agire questa eredità facendo la nostra parte per creare delle condizioni migliori per le donne del futuro. Vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, allora Treviso si tinge di rosa, lei in conferenza stampa ha detto una cosa molto importante, cioè Treviso è sempre rosa. Sì, Treviso è sicuramente una città a grande vocazione femminile e noi ne siamo onorati. E la nostra amministrazione ha sempre tenuto conto di quello che sono le istanze femminili, che però sono istanze di tutti, perché le donne in questo comune sono le nostre mamme, le nostre fidanzate, le nostre figlie, le nostre nonne, e quindi sono la parte integrante della società e soprattutto la parte migliore peraltro. Quindi per noi è 8 marzo tutto l'anno e lo dimostriamo con le attività che facciamo, con quello che portiamo avanti.
Un'iniziativa come quella del Treviso Football Club e di Treviso Siamo Noi, ecco, il comune che tipo di appoggio può e vuole dare? Beh, Treviso, specialmente nel calcio, visto che è lo stadio di proprietà della città, è sempre vicina a questa società che anno dopo anno sta crescendo nelle sue attività, nelle sue varie sfaccettature, e da questo punto di vista noi siamo felici perché vediamo una crescita sociale e culturale dello sport che si può unire assieme alla città nel promuovere le varie istanze, in questo caso quella femminile, che è sicuramente una molto importante. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.